Stiamo per collegarci col centro Vestina di Montesilvano perché proprio dallo staff medico del Pescara cercheremo di capire soprattutto qualcosa di più sulla notizia del giorno, vale a dire l'infortunio a Filippo Melegoni avvenuto in nazionale lunedì e sul quale gli ultimi accertamenti sono in corso proprio in queste ore a Bergamo. Abbiamo proprio dal quartier generale Biancazzurro il nostro Paolo Durante con un ospite, dunque allora a te la linea Paolo, vediamo come sta Melegoni. Grazie dallo studio per la linea, da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli, il più cordiale buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Continua dunque la marcia di avvicinamento del Pescara a questo big match in programma domenica a Lecce, inizio alle 21. Oggi siamo qui al centro Vestina di Montesilvano perché c'è una doppia seduta, tra pochi minuti dopo quella mattutina torneranno agli ordini di Mister Pillon i ragazzi per preparare proprio questa partita. Prima però di dare qualche notizia in merito a questo doppio allenamento, vicino a me c'è Michele Abate che è uno dei componenti dello staff medico del Pescara Calcio, a cui chiediamo, come si ricordava da studio, qualche notizia in più, notizia fresca sull'infortunio di Filippo Melegoni. Come ricorderanno i telespettatori, Melegoni ha risposto alla chiamata in azzurro nazionale Under 20 e purtroppo nel corso della partita contro la Svizzera si è infortunato ad un ginocchio. Come sta Filippo? Buongiorno a tutti. Innanzitutto Filippo purtroppo ha subito una lesione del crociato, è stato inviato già dai medici della nazionale alla società di riferimento che è appunto l'Atalanta. Ieri sottoposto una risonanza ha dato purtroppo l'esito infausto e oggi è stato deciso che insomma verrà operato, però ancora non sappiamo dove e appena abbiamo notizie in più vi sapremo dire come procederà insomma il percorso dell'operazione e poi del recupero. Ovviamente verrà operato il ragazzo, davvero un peccato per lui, credo che il campionato la stagione sia finita, è un doppio rammarico perché a maggio come capitano dell'Under 20 avrebbe disputato i mondiali. Esatto, infatti noi siamo molto dispiaciuti per lui perché è un ragazzo di prospettiva, appunto poi capitano dell'Under 20 che affronterà i mondiali. Il ragazzo purtroppo è molto giù e noi lo siamo con lui fondamentalmente, ci dispiace molto, però purtroppo è forte, tornerà più forte di prima perché insomma questi infortuni rendono più forti quando si affrontano, ecco. Infortunio decisamente meno grave è quello di Canutè che tra credo una decina di giorni dovrebbe essere disponibile, dovrebbe tornare a disposizione di Pillon. È relativamente meno grave, comunque ha avuto una bella lesione muscolare, già adesso sta iniziando il suo programma di recupero in campo, speriamo di averlo a disposizione al 100% per la partita con l'Ascoli, a meno di miracoli per magari portarli in panchina già con il Palermo, ma insomma andiamo con i piedi di piombo, quindi speriamo Ascoli, ecco. Ecco, anche perché adesso c'è un trittico importante per il Pescara, dopo la trasferta di domenica a Lecce ci sarà il turno infrasettimanale mercoledì all'Adriatico Cornacchia, sempre ore 21 contro il Palermo, altro match di cartella, e poi la domenica successiva, il 7 di aprile, nuova trasferta ad Ascoli, quindi Canutè dovrebbe saltarle tutte e tre? Speriamo di renderlo disponibile per l'Ascoli, quantomeno che possa dare una mano, però probabilmente Lecce e Palermo non lo consideriamo disponibile, più per Ascoli, fra 10 giorni dovrebbe essere quantomeno in panchina, speriamo. Stiamo per congedare il medico della Pescara Calcio Michele Abate, non so se ci hanno informato bene Abate, oggi è il suo compleanno? Sì, oggi compio 40 anni. E allora da parte di tutti noi, di Rete 8 e anche credo degli sportivi, un grandi auguri. Grazie mille, grazie a tutti voi. Perfetto, grazie al medico, a uno dei medici sociali del Pescara. Prima di chiudere, Carmine, ti do qualche notizia sull'allenamento di questa mattina perché sono tornati regolarmente a disposizione i 5 nazionali che erano partiti per disputare le relative gare con le varie nazionali, ovvero Antonucci, Capone, Memuscei, Elizalde e Bettella. Sono tornati già da oggi e sono già scesi in campo nell'allenamento mattutino. E poi c'è questo nuovo giocatore in prova, si tratta di un esterno offensivo classe 96, kosovaro, di nazionalità kosovara, si tratta di Donis Afidiai,
tra l'altro questo giocatore lo vedremo meglio all'opera domani in occasione dell'amichevole ore 15 che ci sarà ad Ortona contro la locale formazione che milita nel campionato di eccellenza. Dunque vedremo se questo esterno offensivo molto giovane, classe 96, potrà anche essere tesserato visto che è svincolato. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio.